3, via. Terminato il recupero della gara fra Erm Group San Giustino e Dedotto Rossi Inter Volley Foligno, 3-0 il risultato finale per la Erm Group, 25-14, 25-22, 25-19. Siamo con Leonardo Puliti, che ha esordito proprio nella gara del sabato precedente a Foligno, poi questa sera esordio casalingo. Dunque una vittoria netta, anche se vi siete concessi qualche pausa, però è vero che nel momento decisivo avete sempre ripreso in mano la partita. Sì, assolutamente, sono cose che non ci dovrebbero essere, ma assolutamente fanno parte del nostro sport alla fine, quindi è anche giusto in questi casi dare minutaggio e spazio a tutti e di conseguenza il mettere nel gioco giocatori freddi, diciamo, comporta queste conseguenze, ma non ci sono stati problemi, alla fine il risultato è stato netto e siamo contenti così. Ecco, non dimenticando che Dottor Rossi Foligno è l'unica formazione fra andata e ritorno che è riuscita a superare i 20 punti, addirittura Foligno siete andati in vantaggio e anche stasera sono arrivati a 22, quindi insomma tutto sommato è una formazione che è stata capace, se non altro, di tenervi in apprensione. Assolutamente, ha delle individualità interessanti come Bacca, Cittadino, che sanno giocare, hanno avuto modo di giustamente metterci in difficoltà e insomma si è visto. Ecco, abbiamo visto anche Leonardo Puliti che insomma, specie man mano che la partita andava avanti, cominciava a ricaricare sempre meglio il suo braccio. Dovessi esprimere con un numero percentuale la tua condizione di forma attuale, dove ti fermeresti? No, non lo so, questa è una domanda scomoda. Per la sensazione, diciamo, che ho dal campo, dal mio corpo, direi un 55-60, dai, 60. Quindi diciamo che insomma le premesse sono buone. Le premesse sono buone. Sì, al di là di tutto i numeri sono buoni. Allora, sabato prossimo arriva il Bellaria, formazione che voglio dire sia Pesaro. Pesaro. Ci correggono dalla regia. Rifaccio la domanda. Domenica prossima, anzi sabato prossimo. Sabato prossimo arriva la Montesi Pesaro, una delle squadre diciamo meno conosciute delle altre, anche perché non è stata affrontata nel corso della lunga fase di preparazione. È una squadra che a giudicare dai risultati non ha fatto molto, però questo non significa nulla. Sarà un ennesimo test importante per noi, per provare, diciamo, la solidità del gruppo e nonostante, ecco, la fatica che comunque possiamo avere visto il numero di partite giocate nell'ultimo periodo, siamo comunque molto contenti e carichi per affrontare anche questa. Benissimo, grazie, complimenti. Grazie a voi. Mario.